società umana andrà alla deriva. La società umana andrà alla deriva. La società umana andrà alla deriva. Umana deriva. I topi lo dimostrano. La sovrappopolazione creerà degli idoli estetici che eserciteranno il culto di se stessi. Diverranno incapaci di riprodursi con le poche donne sopravvissute all'estinzione. Ma in fondo, a noi basta trovare oggetti da idolatrare per costruire nuovi edifici. Nonna, scriverò 10 canzoni per dimostrare che Dio non esiste. L'ossessione per il bello, la politica dell'intrattenimento fine a se stesso, segneranno la fine del pensiero votato alla verità. I teatri saranno solo edifici, contenitori vuoti. Edifici, contenitori vuoti. Edifici vuoti. Nonna. E la tecnologia? Chernobyl resterà l'icona dell'estinzione di massa assieme alla bomba atomica, o riusciremo a distruggerci diversamente? La crisi climatica è colpa della crescita demografica, stronzi, ok? Oggi, e solo oggi, discutiamo il motivo per cui facciamo le nostre cose, le nostre azioni. Io l'ho dimenticato. Ho scoperto che rimarrà comunque temporaneo, come questa musica. Nonna, scriverò 10 canzoni per dimostrarti che Dio non esiste. Nonna, il corpo rivela delle verità, ma la ripetizione ossessiva ne distrugge il piacere. Il piacere forse lo trova il bambino, ma crescendo sarà privato da tutto a causa del pensiero delle masse. Nonna, la danza sarà il futuro, mi sono sempre detto, ma in fondo, andando a fondo, sarà davvero necessario avere un corpo. Nonna, scriverò 10 canzoni per dimostrarti che Dio non esiste. Ho 28 anni, sono buono, seguo le regole di mia madre, mia moglie dovrebbe essere come lei, mio padre è cattivo, ma io lo perdono perché mia madre lo perdona, mia moglie non mi perdona. Ho un figlio e ho in progetto di farne un altro perché mia madre mi ha detto che la famiglia è importante, i figli unici soffrono e io sono buono e ne faccio due. I miei amici si drogano e poi stanno bene, loro sono buoni. Io mi drogo con loro ma non mi drogo,
Le droghe leggere non fanno male, lo ha detto il telegiornale. Non mi ricordo cosa volevo dire. Ah, ok. Sto aggiustando la macchina perché sono bravo. E ho portato con me mio figlio perché sono buono. Lo metto in macchina e gli dico di non toccare niente perché sono bravo. Io devo infilarmi sotto la macchina e controllare una perdita. Una perdita! Una perdita. Mio figlio è cattivo. Ha toccato qualcosa e sto per morire schiacciato. Ho pochi secondi e poi sarà tutto finito. Mio figlio avrà sensi di colpa per sempre e io sarò un eroe. I miei amici si drogano e poi stanno bene. Loro sono buoni. Io mi drogo con loro ma non mi drogo. Le droghe leggere non fanno male, lo ha detto il telegiornale. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah, ok. Mia moglie è cattiva. Ha chiamato sua sorella e stanno sollevando la macchina per salvarmi. Merda. Sono fuori. Che bello! Mia suocera ha chiamato tutti i parenti dicendo che ero morto. Sono già tutti qui. Mi guardano tutti. Meno male ora tocca a lui. Mio figlio sul tavolo tanto non capisce. Tutti lo guardano, tutti lo giudicano. Mio figlio è cattivo, mio figlio voleva uccidermi. I miei amici si drogano e poi stanno bene. Loro sono buoni. Io mi drogo con loro ma non mi drogo. Le droghe leggere non fanno male, lo ha detto il telegiornale. Te l'avevo già detto? Mi ricordo tutto, coglione incosciente. Pure la camicia a quadri del fratello di nonna. Fu l'unico a pizzicarmi la guancia. Io sono vivo e mi chiedo perché. Se la mela un peso di certo cadrà, l'albero è più alto e non potrà resistere alla forza di gravità. E così tutto un peso, dal mio braccio, al mio pisello, alle mie parole. Un peso lo ha anche il passato, quello che è già stato. Il pisello che non ha infilato. Per anni il silenzio, la gravità della mela che cade.
te mi faceva resistere. Resistere! Non mi faceva credere ai traumi! Non potevo! La mela non aveva più la buccia ora! E un bruco entrava dentro la mela! Mela bucata! Ti senti stuprata ora che ti ho smascherata? Non potevo! Non potevo! Non potevo dirlo a mia madre! Non potevo dirlo a nessuno! Non potevo dirlo a mia madre! Non potevo dirlo a nessuno! Non potevo dirlo a mia madre! Non potevo dirlo a nessuno! Non potevo dirlo a mia madre! Non... Non pensava più nulla! E la gravità? Non essendo forzata, lasciò spazio a un altro caso di stupro benedetto! Sono ancora vergine? Non mi sono arreso al peso degli alberi. Perché non potevo! Non potevo! Non potevo dirlo a mia madre! E non potevo dirlo a nessuno! E non potevo dirlo a mia madre! E non potevo dirlo a nessuno! Ora
Nascere è crescere nel periodo storico che rinnega il corpo. È la mia sfortuna. Tutti vuoti, tutti cercatori, tutti incazzati nel rivolgere attenzioni. Nessuno cerca il piacere. Il piacere è possibile solo nella sofferenza e il sacrificio. Queste sono le cazzate che ci dicono. Tutti cercano amore. Tutti. Tutti cercano amore, ma privandosi di godimento. Perché è peccaminoso. Nonna. Ma tu hai mai fatto sesso per godere e non per fare figli? Te lo chiedo perché il sesso è un argomento che ancora oggi è al centro di dibattiti. Tutti ne parlano, quindi rispetto ai tuoi tempi qualcosa si è mosso. Ma se ne parla sempre in maniera distaccata, si ride, si scherza, si banalizza. E gli artisti? Gli artisti dicono troia, bocchini, sborra, bits. E parlano di ste donne come pezzi di carne. E parlano degli uomini come quelli che si sbattono sti pezzi di carne. E a parte ste cazzate, siamo ancora nel periodo dove se si fa sesso, allora ci si ama. Se fai sesso con un altro, allora ci si tradisce. Se fai sesso con un uomo e sei uomo, allora sei gay. Se fai sesso con una donna e sei donna, allora sei lesbica. Questo va bene agli etero, ma addirittura puoi modificare il tuo corpo. E allora vai. Vai con la creazione di altre mille categorie e sottocategorie. Gruppi e sottogruppi. Insieme sotto insieme, mai insieme. Mai insieme. Cioè, nonna, alla fine, meglio ai tuoi tempi. Dove serviva solo per fare i figli. Meglio ai tuoi tempi. Almeno era utile. Thank you.
fatto. Agli fuoco insegnata la vita e dove convivere con il male che aveva generato fino alla fine dei suoi giorni. La vecchiaia è la tragedia di chi resiste alla morte, la condanna a chi non vide mai compiuto il suo amore. L'amore sa sopravvivere, sa rigenerarsi, il ricordo no. Nonna, non piangere, nonna, non piangere. La confessione del pazzo era scritta in maniera poetica, pochi lo avrebbero scoperto. La luna ha volto pagine, cambia faccia. Possiamo essere peggiori.